dallo Juventus Stadium in una serata tensa e fredda. Juventus Inter, il derby d'Italia. Grande palla per Tevez in area di rigore, il pallone all'indietro, ma chiuso sul fondo. Questa è la Juventus di quest'anno, Fabio, e va subito ad aggredire la partita. È la squadra che fa più gol nei primi 15 minuti, mentre l'Inter è quella che subisce maggiormente. Qui si è fatta sorprendere. Llorente sul fondo. Sì, perché Juan Jesus è uscito troppo esternamente, si è fatto saltare con quella palla giocata dentro. Si fa vedere Icardi che prende posizione di nuovo all'interno dell'area di rigore, seguito. Kuzmanovic cerca addirittura la conclusione da lontanissimo, possibilità di contropiede per la Juve, già chiusa però. Guarin, anche lui dalla distanza, palla sul fondo. Verticale il suggerimento per Llorente. Viene incontro Llorente, uno contro uno, Llorente ancora, va bene, centrale, pallone per Vidal, grande giocata, Vidal in area di rigore. Carlito Tevez! 1-0, grande giocata di Vidal, 5 minuti, Juve in vantaggio. Fabio, l'Inter vuole essere aggressiva, vuole andare a prenderli alti, ma si scopre sull'esterno. È il movimento di Llorente ad allargare che apre, dilata la difesa dell'Inter. Ma come dicevano in studio, gli inserimenti dei centrocampisti senza palla. Vidal ha fatto una giocata straordinaria, qui la vediamo, bellissimo contatto, porta via e poi vede l'inserimento, lo serve sulla corsa ed è facile per Tevez spingerla dentro questa palla, grande gol. Mi ricordo una giocata simile di Redondo con Real Madrid contro il Manchester United in una famosa partita, era un po' diversa ma portò avanti la palla di tacco così. E anche Boateng contro il Barcellona. Boateng con il Barcellona, bravo, un'altra giocata di questo tipo. Grande gol della Juve, grandissima giocata di Arturo Vidal. Pallone centrale, non arriva Bonucci, arriva Vidal, deviazione, Handanovic ancora in calcio d'angolo dalla parte opposta. L'Inter marca zona, Fabio, soprattutto sulla zona del primo palo, è lì che va a concentrarsi per non concedere gli inserimenti da dietro degli attaccanti. Qui si era fatta sorprendere sul secondo palo. Sbaglia il tocco, è intervenuto Llorente, ancora una possibilità per Marchisio, troppi palloni persi dall'Inter lì davanti. Vidal con il destro, Handanovic, parata difficilissima perché gli rimbalza 30 centimetri. È sempre Vidal che sta interpretando il ruolo a modo suo, no? Non sempre si trova dietro le punte, recupera, va in mezzo alla linea dei centrocampisti. Qui è bravo perché quando si trova in zona gol non ci pensa due volte a tirare sul primo palo. Bravo Handanovic, anche se la palla sarebbe uscita. Sì, probabilmente usciva, ma Handanovic non poteva saperlo ed era veramente difficile la parata perché avete visto che il pallone era d'effetto e anche rimbalzato davanti al portiere. Pirlo dentro in porta, ha messo fuori Handanovic che ha recuperato la posizione all'ultimo momento. Poi sul pallone deviato c'è Evra. Cross per Llorente, allontanato Juan Jesus. Lichtsteiner, Pirlo che apre, posizione regolare di Tevez che però non controlla, palla sul fondo. Fallo di Guarin, lo ha solo richiamato l'arbitro. Pogba, Ivra, Pirlo, Chiellini. Pirlo con grande intelligenza va sempre in aiuto al compagno, è sempre in sostegno, in appoggio, sempre posizionato perfettamente. Marchisio, Pirlo, si va a vedere Ivra, largo a sinistra, dentro Pogba, occhio al movimento di Llorente, Pirlo va da Ivra. Centrale Vidal, uno contro uno, lascia spazio per il tiro Llorente, ha capito Handanovic. Vidal parte sempre da destra per poi accentrarsi e arrivare insomma a spalle alla porta, tutto solo, gli hanno lasciato il tempo di girarsi e mirare sul secondo palo. Sappiamo che ce l'ha quella conclusione, l'ha trovata anche a Cagliari. Juan Jesus mette addirittura in fallo laterale sull'attacco di Marchisio. Quando gioca intensa, in aggressione, la Juventus mette in difficoltà i palleggiatori dell'Inter.
Ivra. Cerca il pallone centrale per Llorente, posizione regolare, la mette giù bene Llorente. Juan Jesus recupera, Pogba di forza. Passa Pogba in mezzo a due, Handanovic con un miracolo e la palla sfiora l'incrocio e termina in calcio d'angolo. Un'altra strepitosa giocata, Paul Pogba. La giocata del campione, qui mette il corpo, poi ha fatto l'elastico. Io l'ho visto fare prima il riscaldamento, l'hai visto? L'ha provato due volte l'elastico. Solo che ha trovato davanti a sé un altro grande campione, che è Handanovic, che accorcia molto bene in avanti e gli chiude lo specchio. Ecco l'elastico. Questa era la giocata che possiamo dire che la prima volta che si è vista l'aveva fatta Ronaldinho. Bravo, bravo, è stato lui il primo. Tevez la mette tesa sul secondo palo, ha toccato di testa per ultimo Chiellini. L'arbitro da calcio d'angolo, mi era sembrato che avesse toccata Tevez sulla nuca di Chiellini e poi in fallo di fondo. Però naturalmente l'arbitro era più vicino, ma è così. Sì, sì. Era Evra e non Tevez che ha colpito di testa e poi sulla spalla di Chiellini, non era calcio d'angolo. Pronto a battere Pirlo. Palla sul secondo palo, si era fatto vedere Evra, poi arriva Vidal. C'è un giocatore a terra in area di rigore, Bonucci la tiene ancora in campo. Di nuovo calcio d'angolo. Appena è partita la palla c'è stato un giocatore della Juve che è crollato Chiellini. A terra, è Chiellini. Oh, che gomitata. La prende. Sì, Juan Jesus. Jesus allarga il gomito. Questo era rigore, eh? Perché se tocca con la gomitata volontaria è rigore e giallo. Sì. Sì, perché lo sente arrivare, non la forza, ma allarga però il gomito lo perché sa che sta arrivando l'avversario, per non fargli prendere il tempo per andare a impattare la palla, allarga il gomito. Kuzmanovic, poi il pallone toccato da Hernanes, allontanato e sforbiciato da Marchisio, ributtato dentro da Ranocchia, tutti attenti, nessuno in fuori gioco, D'Ambrosio in posizione regolare. Arriva il traversone, era interessante, lo mette fuori Bonucci, poi Llorente che allontana. Cerca il pallone Tevez, va a saltare di testa a dar fastidio, subentra Pogba, ancora Tevez, pallone per Evra, va ancora Pogba, c'è Vidal completamente libero dalla parte opposta, Pirlo l'ha visto, vediamo se riesce a servirlo, troppo lontano, deve ricominciare da capo, Bonucci, Lichtsteiner, Vidal era lì dove lo vedete da qualche secondo, prima era completamente libero, l'arbitro dice che può bastare, manda tutti a prendere un tè caldo, finisce 1-0 per la Juve, il primo tempo gol di Tevez. Eccolo Lucas Podolski che si prepara, mentre anche i tifosi dell'Inter regalano una coreografia in questo secondo tempo, secondo me ne avevano regalata una nel primo, un po' nascosta dalla grande coreografia di tutto lo stadio qui che tifa Juve. E si ricomincia. Prova l'Inter. Guarin. Pogba non ci arriva, magari abbia provato ad allungarsi. Hernanes in mezzo a due, Hernanes allarga bene poi per Campagnaro, ricomincia da Guarin, eccolo il traversone sbagliato di Guarin. Vidal cerca Tevez, ha coperto Ranocchia, Tevez gli dà fastidio, Ranocchia è bravo a tenere il pallone in campo, sbaglia poi clamorosamente Guarin, favorisce Llorente di tacco per Tevez, già piazzata la difesa dell'Inter. Juan Jesus è arrivato a chiudere, non riesce però a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per la Juve. Eccolo, pronto l'esordio, Lucas Podolski. Podolski in realtà è nato in Polonia, in una regione vicino alla Slesia, però è una regione che è passata alla Polonia dopo il 45, dopo gli accordi di pace del 46 per l'esattezza, e quindi
l'etnia tedesca che viveva lì poteva avere con facilità il passaporto. I genitori di Podolski poi lasciarono la Polonia per andare in Germania. In Polonia sono rimasti invece alcuni cugini e gli zii. Lui tra l'altro parla questo strano accento di quella parte della Germania per il quale ogni tanto l'hanno preso anche in giro quando era in Bundesliga. Tra l'altro lui è un giovialone, uno che scherza molto, grande amico di Schweinsteiger. Intanto Fabio, stavo guardando le indicazioni che ha dato Mancini alla propria squadra. Hernanes è andato a giocare sulla destra, Podolski non largo ma come seconda punta partendo dal centro-sinistra, e la posizione di Guarin sul centro-destra insieme a Medel sono i due mediani, quindi sembra proprio 4-2-3-1. È stato mimato anche da Mancini. Per Ranocchia, palla conquistata da D'Ambrosio, va via D'Ambrosio, prova ad accelerare ancora D'Ambrosio in mezzo a due, riesce a passare Danilo D'Ambrosio, buona l'apertura, prima palla di Podolski, arriva arretrata ancora Podolski a dare fastidio, poi D'Ambrosio, sempre Podolski, posizione regolare, Podolski, D'Ambrosio ancora in aria, D'Ambrosio cerca un varco, prova a metterla dentro, tiene il pallone in campo Pirlo, non c'è neanche calcio d'angolo. Vidal apre tutto per Llorente, c'è Tevez, Llorente lascia rimbalzare il pallone, non riesce più a controllarlo, Ranocchio in copertura, arriva Tevez, ancora Llorente, centrale per Pogba che scivola, Campagnaro, partita che si mantiene comunque vivace. Hernanes, Icardi va a prendere una traccia esterna, lo vede dalla destra di chi ha ora il pallone tra i piedi, eccolo Maurizio Icardi. Guarin, Kovacic, tocco per Podolski, ancora Kovacic, Campagnaro, Guarin, Medel, Podolski, arriva il traversone di D'Ambrosio, prende il tempo con buona scelta Hernanes, prova a staccare alto, non trova la porta però. Sta per entrare Morata, uscirà Llorente. Llorente ha fatto il solito grande lavoro, secondo me, di raccordo, movimenti ad allargare. Infatti il gol secondo me è venuto su un suo bellissimo movimento che già in precedenza aveva favorito poi la conclusione di Marchisio proprio nel primo minuto. Difatti giustamente si prende tutti gli applausi, però adesso ha bisogno di una punta diversa, una punta che ti attacca alla profondità, che possa mettere maggiormente in difficoltà l'Inter sul lungo. E questo è proprio il lavoro di Morata. Pronto il rinvio Buffon. Cerca Pogba. Sbaglia il tocco di testa, Guarin, corridoio, in area di rigore, Icardi, Maurito, Icardi, 1-1, quinto gol in quattro partite contro la Juventus per Icardi, terzo gol allo Juventus Stadium per il giocatore argentino. Su un rinvio sbagliato, corto, è bastata una palla in profondità per un movimento in diagonale di Icardi, che secondo me qui Buffon non ha calcolato bene il tempo di uscita, e Icardi invece col movimento in diagonale, vedi, tiene lontano il proprio avversario che lo segue ma non può anticiparlo, lui tanto sente la porta, sa dov'è, Buffon lì deve rimanere in porta perché non ha il tempo di uscita. Questo è un gran gol da grande attaccante qual è Icardi. Gira benissimo Icardi sul palo lontano, trova il gol dell'1-1 al 19esimo. Sai, se il portiere sta in porta diventa difficile lì superarlo, sì. Hai capito? Invece se esce allora basta veramente un tocco leggero per beffarlo sul secondo palo. Vidal, detto il pallone per Tevez, si fa vedere Morata, Tevez tiene il pallone in campo, vuole lo spagnolo, ecco Morata, uno contro uno, Morata va via, fallo di Ranocchia, giallo. Ranocchia era diffidato, salterà la prossima. Questo è Morata, quando prende palla e ti punta, faccia la porta, nell'uno contro uno è rapidissimo, grande tecnica la sua nel saltare l'avversario verso l'interno del campo, se gli dai spazio poi non lo prendi più. Pirlo sulla mattonella, intanto si accende una mischia, Bonucci e D'Ambrosio forse si erano presi all'inizio.
anche Podolski lì con Chiellini. Deve ancora piazzare la barriera l'arbitro, soprattutto fa rettificare la posizione del calcio di punizione spostandolo leggermente più a destra. Tevez e Podolski. Podolski aveva il pallone, Tevez glielo voleva togliere, tutto qua. Ne vuole tre Handanovic. È perché da lì Pirlo può cercarla la porta. Sia la porta sia il cross. Bonucci che è ultimo uomo staccato e un po' di spazio per il terzo tempo. Chiellini, Morata, Evra, Tevez, Vidal, tutti in area di rigore. Pirlo sta guardando l'angolo libero dal portiere. Prova ad andare dall'altra parte. Che parata di Handanovic! Che parata di Handanovic! Secondo me Handanovic stava andando dall'altra parte, ha avuto un riflesso. Vedete, andava dall'altra parte! Grande riflesso, un po' centrale però il tiro. Sembrava più spettacolare sì, dal vivo. Non poteva prendere il gol sul suo palo, anche se ha calciato bene, però è stato bravo a recuperare la posizione. Ma grande riflesso. Ha fatto un momento sbagliato. Sì. Ha giocato su quello Andrea Pirlo, che ora batte verso Ranocchia che allontana. Altra palla per Pirlo, riesce a metterla giù di testa. Hernanes da copertura, guadagna rimessa dal fondo. Bravo Ranocchia a staccare di testa, a coprire la propria area di rigore centralmente. Era proprio andato dall'altra parte. Completamente Beppe era andato dall'altra parte, ha recuperato proprio. È partito troppo presto, se l'aspettava sopra la barriera. Guardate, invece... guarda, avete visto che ha dovuto spostare tutto il peso del corpo, quindi il pallone era anche abbastanza centrale, però ha dovuto fare poi un prodigio. Buona giocata di Morata, buona giocata della Juve in generale che libera Lichtsteiner sulla destra, uno contro uno di Lichtsteiner, arriva l'altra persona, è deviato. Calcio d'angolo per la Juve, adesso spinge il pubblico dello Juventus Stadium al 31esimo 1-1. Sì, si lamenta un po' Marchisio con Lichtsteiner perché ha voluto crossare, invece poteva servire una palla in profondità corta per il suo inserimento. C'è Chiellini che prende posizione, anche Bonucci, non arriva poi il colpo di testa di Pogba. E c'è ancora calcio d'angolo. No, rimessa dal fondo dice l'arbitro. Su segnalazione guardalinea, però credo che l'indicazione sia arrivata dal giudice di porta. Pogba forse la sfiora Ranocchia con la testa, vediamo da qua se si vede meglio la sfiora, il movimento di Ranocchia, ma difficile a dire. Morata, Marchisio, Bonucci, perde palla Bonucci, contropiede possibile dell'Inter, non c'è fallo, Allegri è disperato e anche arrabbiatissimo. Podolski con Icardi in mezzo, il pallone per Icardi sul fondo, colossale palla gol per l'Inter al 36, colossale. Ha ammonito Bonucci per proteste, ha lasciato correre tutti gli ultimi contrasti che ha ricevuto. L'Inter ha avuto parecchie situazioni per poter far male in ripartenza. Questa Juventus che ha perso le distanze sul campo dopo l'1-1, vuole vincere questa gara ma non è più equilibrata, mentre l'Inter sa, gli può andare bene anche il pareggio, vede più compatta e riparte meglio in questa fase di gara. Ammonito Bonucci, c'era Allegri furibondo proprio appena lì fuori, rivediamo qui il contatto. Ha perso la palla di nuovo la Juventus, attenzione, c'è Hernanes al limite, il tiro deviato. E poi Lichtsteiner che prova a cucire una Juventus leggermente disunita. Mentre prima sembrava che Icardi fosse passato pulito su Bonucci, sembrava, da quell'immagine. Medel, Guarin, si libera, Guarin prova il destro con Buffon che tornava in porta, pericolosissima l'Inter negli ultimi 120 secondi. Sta meglio anche fisicamente secondo me, perché nel primo tempo ha speso, ma ha speso meno della Juventus.
Icardi va via ancora, Icardi, palla sul destro, Buffon! In calcio d'angolo Gigi Buffon, 3 minuti spettacolo dell'Inter che ha sfiorato 3 volte il gol. Qui Buffon vola sul pallone che andava all'incrocio, che volo di Buffon! Rilancia ancora per Icardi, Chiellini con il petto male, c'è Osvaldo che è partito, Icardi lo vede, sbaglia clamorosamente, Icardi qui poteva lanciare Osvaldo diretto verso la porta, vuole invece il tiro a giro e se lo mangia adesso Osvaldo, se lo va a mangiare Osvaldo, lo devono trattenere. Una brutta scena, però non può reagire in questa maniera Osvaldo, è vero che ha sbagliato, però è stato bravo anche Chiellini a chiudergli il passaggio e andare in marcatura. Ma se succede una cosa del genere c'è qualcosa. Lichtsteiner con l'intervento di Kovacic, altro giallo, partita di fuoco adesso. Rosso. È rosso per Kovacic. Abbiamo visto prima un altro erroraccio da parte di Chiellini, anche perché la Juventus è in confusione. Vediamo. Tutto. Si è alzato la gamba. Ah, piede a martello, rischio di compromettere l'incolumità del giocatore. E qui deve dargliela subito. Sì, deve dargliela subito. La copertura c'era di Chiellini però la deve dare. La giocata è quella, deve darla e dopo lui deve andare in profondità, andare a cercare di dribblare. Sì, però era Chiellini. Sì. Pallone in profondità per il colpo di testa di Marchisio. Poi il tocco di Juan Jesus batte in fretta Pereira, dentro per Tevez, sombrero, Tevez in area di rigore, prova ad andare ancora, Tevez cerca di liberarsi, tiene Ranocchia, ancora Tevez e alla fine esce un altro calcio d'angolo per la Juve. Primo minuto di recupero in corso, 1-1 tra Juventus e Inter. Pallone che arriva sul secondo palo, Chiellini prova a intervenire. Poi allontana di testa Campagnaro, arriva ancora Chiellini, attaccato Chiellini, c'è solo rimessa laterale per la Juve, sempre Chiellini che è dotato anche di rimessa lunga, prova ad andare al limite dell'area di rigore, arriva Ranocchia a risolvere una situazione che si faceva intricata con Ebra che cercava spazio, la Juve a testa bassa in questi 2 minuti finali, rimessa laterale lunga. A cercare un colpo di testa, arriva quello di Juan Jesus, Vila poi in profondità, c'è Buffon che deve giocare di anticipo e riesce a farlo sull'attacco di Podolski. Questo ti fa capire come la Juventus in questo momento non c'è sul campo, ha lasciato Podolski a tutto campo, Buffon è uscito sui 40-45 metri per andare a prendere questa palla dove non c'era assolutamente tipo di copertura. Forse la Juve si era illusa di controllarla la partita sull'1-0. Il primo tempo meritava magari anche il doppio vantaggio. Certo. Nel secondo tempo sembrava in controllo. È bastato veramente un errore, perché c'è stato un errore e poi una giocata intelligente da parte di Icardi. E da lì la partita è cambiata. L'Inter meritava nel secondo tempo. D'Ambrosio. Vila. Con l'escusa Lichtsteiner. Ha toccato un Vila sul tallone. Ultimo giro di orologio. Buona partita Sky, dura stasera . È dura, però per me è Pogba, per quello che ci ha fatto vedere Fabio. Giocatori. Ci ha fatto vedere 2 o 3 giocate clamorose. Io ho mai visto un giocatore così forte, così alto fisicamente, che abbia una tecnica di base così, un giocatore proprio di un'altra categoria. In profondità il suggerimento, colpo di testa di Juan Jesus, poi Marchisio che la butta dentro per Pogba, la mette giù di petto, Pogba insiste ancora, Pogba resiste, Pogba in aria ancora, prova a darla, Evra, il salvataggio di Handanovic, insiste ancora, Morata la butta dentro sul secondo palo, Handanovic la toglie dalla testa di Evra, ancora Pogba era riuscito con queste sue gambone, mulinandole, a trovare un altro pallone. Ha fatto una giocata anche all'Ibrahimovic, hai visto dove è andata a prenderla, sì, di petto, dove tutti vanno con la testa, lui di petto è riuscito a crearsi un'occasione da gol. Beh, un bel secondo tempo, divertente, emozionante, una bella partita che si chiude 1-1 tra Juventus e Inter. Tutti sotto la doccia. La Juve allunga di un solo punto sulla Roma in testa alla classifica, continua l'elastico tra le 2 squadre.